Stiamo pareggiando troppo per i miei gusti. Sinergo Redez, Sinergo Redez. Se vogliamo andare per la statistica, il prossimo gameplay lo dovrebbe vincere Sinergo. Sinergo. Però, come si dice, la mano è di Lecce e quindi... Bentornati al gameplay di Pengol estivo, 11 gameplay, se ci atteniamo così li facciamo tutti, per il resto... Io ho iniziato con Bern Grill, che è un bel personaggio perché è praticamente il drago, però al prossimo giro potrei effettivamente fare un bel disastro, ma chi lo sa? Ma il prossimo giro lo fai il disastro però, Che però anche tu hai l'unicorno. Ma lo tolgo solo perché ho paura di lui. Io e te gli romperemo il culo insieme. Tiri di popò, ma abbiamo smesso di dire, cioè di non poter dire le parolacce, quindi sono tiri di merda secca. Male sto tiro, No, invece no. Vabbè, ma comunque 20.000 punti li hai fatti. Sì, però potevo fare molto peggio e mi dispiace. Io devo andare di tiri bicocchi, come si dice. Allora, la mappa è ancora blindata. In questo momento fare punti è veramente difficile e Redez ci riesce grazie alla super guida. Ma non più di tanti, Anche perché il viola era bloccato lì dentro, quindi non potevo nemmeno utilizzarlo al meglio. Vedi Sinergo che non vuole bucare, come si dice, i pertucci per farmi entrare, perché a lui queste cose non piacciono troppo. Però il viola mi piace, soprattutto quando è così inaspettato e sbarazzino. Vorrei entrare dentro. Posso entrare dentro? Ok, sono entrato dentro. Ma non abbastanza dentro da... Ma guarda che bastardo! È dura perché... Comunque questo gameplay è... La guerra dei poveri, Per professionisti inadeguati a essere professionisti. L'ultimo tiro scienziato. Allora, noi siamo professionisti di Peggol, questa è una cosa sicura. Io penso di essere tra le persone più... Esperte. A questo punto... Non credi? Non credi che noi siamo tra i più esperti di Peggol in tutto il mondo? Ci provo, Poi chi è che come noi... E dai, la tua mamma fa i bombini in mezzo alla strada, che cazzo. Chi è che come noi gioca quasi sempre in maniera agonistica? Perché siamo a giocare in maniera agonistica? Stiamo solo cercando di fare più punti possibili. Sì, però dico, cioè, chi è che ha fatto tutti sti duelli su Peggol? In pochi. Sì, ma tanto, come si dice, non c'entriamo nei Guinness dei primi. Poi arriva uno che fa solo Peggol per tutta la vita e ci batte. Non ci pensate, i record sono stupidi. A parte alcuni, tipo mangia di più la pasta asciutta. Chi mangia di più e non muore vince. Mo ti racconto una cosa. Allora, ne discutevo con un mio amico che è uno storico sostanzialmente. E dai, mamma banana. Dicevo, ed è uno storico preparato, cioè di quelli che hanno studiato veramente. È già finita. E mi diceva che io mi lamentavo perché in Black Panther si elegge il re ammazzate. Sì. Questo popolo super evoluto elegge il re con una gara di sputi e schiacchiere in Ma faccia. Ma è così che funziona, in effetti. E lui mi diceva che in alcune culture, quelle che i romani chiamavano barbari, il re si eleggeva con le gare di magnata. Cioè quello che riusciva a magnare di... Oh, madonna però, Va bene tutto, ma tu... E perché? Come mai questa... Ma in realtà c'erano, le cose per acclamazione, quindi per chi ti urla più forte, tipo il televoto in televisione con gli applausi, c'era sia per acclamazione, sia per combattimento, madonna che botta, raga. E poi c'erano anche delle elezioni del sovrano per pappatoria. Cioè se tu mangiavi tantissimo come un porco, diventavi il re. Adesso avete imparato qualcosa di buono. Torniamo a... Poi penso pure in Italia funzioni così, Quando mangi più degli altri in genere diventi un pezzo grosso. Non si può entrare. Per esempio Salvini con le ciliegie avrebbe fatto sicuramente un gran punteggio. Aspetta, ma niente, non vuole aspettare. Sì, nel senso che secondo me... Guardalo che bastardo, guardalo, questo non ci avevo pensato. Però era rischioso. Era effettivamente un po' rischioso. No, cioè,
anch'io abbastanza Sì, però, cioè, so fare dei tiri di merda. Su questo... Dai! E vaffan... Sì, falei. Lo puoi dire, non è più vaffanculo. Safe. Vaffanculo. Zio. Devo recuperare un po' di punti, ma facendo così non li recupererò mai. Va bene, bravo. Bravo Nicola, non pensare. Perché tu non pensi, perché sei deficiente, ecco perché. Però dai, era impossibile. Ma cosa era impossibile? Era impossibile. A meno che non si metta a girare. Figlio di puttana. Il mio trucco è sempre lo stesso, ovvero prendere il più possibile, e pure la mamma c'ha zoccola! No! E c'è tutto. Pam! Raga, ho perso. Recupera tutto e passa in vantaggio. 1-1, palla al centro, il prossimo si decide tutto. Raga, 40.000 punti. Ho perso 40.000 punti. Non hai perso 40.000 punti, si recupera. Ho recuperato 80.000 l'anno scorso gameplay. Ma perché tu c'hai avuto un attimo di... come si dice? Che cazzo è? Sculo ruota, no, il coniglio. Perché? Cappella magica! Non lo vedo. Sì, che fanno un po' più. No, la cappella magica qua fa vedere ieri io. Mamma mia! Pure! Lo meriti sto coniglio, cioè, veramente. Ho recuperato i punti. Ma vai a fare in culo, recupera. Porca di quella. Ah, pure io c'ho il coniglio, però. Vedi? Ma vedi cosa? Devi prendere il verde. Tanto lo pigli. Mamma mia, dai la puttana scrofa! Dio, che se mi abbiamo la finestra aperta, sicuramente si affaccerà la signora del piano di fronte, che è un po' anziana. Cappella magica! Doppia? Cioè, doppia veramente. Cappella magica. Beh, però sto tiro, posso dire che non è stato così. Sì, però sei una merda, porca. Madonna, raga, madonna. Pensavo di aver perso. Invece mi è capitato il classico colpo di culo che quando ti capita puoi rimontare. No, vabbè, la rimonta di... come si chiama? Guardalo, il bello è che cerca di sfruttarlo pure. Cioè, da quanto tempo che non esce a me? Pazzesco, va, pazzesco. Che cazzo? Che cazzo lo dico io? Guardate quanto è bravo a sfruttare. Ragazzi, che bello! Mi è capitata la doppia cappella. Schifo nera, ha preso uno. Non perché gli neri fanno schifo, è proprio lo schifo nero, perché il nero fa... No, non è così, il nero... No, vabbè, non... Cioè, quando vendi queste iperbole non puoi uscirne. Allora, sai perché noi diciamo che è schifo... Che schifo nero? No, cioè, sai perché associamo il concetto di nero a qualcosa di negativo? Perché nell'antichità la notte... Ma perché escono delle cose? Perché? Ma poi dici uno non si incazza, no, mi gira il cazzo! Però guarda, tu puoi fare tranquillamente festa estrema così. Guarda, 12.000 puttana! E il bello è che vado a 5.000 e non posso manco prenderlo, porca troia malefica. Mo è difficile, raga. Culo l'ho preso. Guarda, ma che schifo, guarda. Ma rimontato. Ma cosa hai rimontato? Ma rimontato, ragazzi. Si gioca sul punteggio perché non lo so. Vabbè, l'avevi detto che dovevo vincere io qua. Sì, però se permetti, io ho giocato meglio. Una volta che no, gioco io ho fatto meglio, l'ultima partita, è notevole. Gioco meglio che gioco meglio. Sinergo Redez. Scommettete sulla prossima. Scommettete con gli amici, scommettete su QDSSA, scommetteteci i soldi, 50, 100 euro. Tu dici che basta, non si istiga al gioco d'azzardo. Questo lo chiameremo un tiro potentissimo. Io avrei scritto la rimonta della rimonta della rimonta della rimonta. Ma poi gli fai spoiler sul fatto che c'è una rimonta. Ciao bambini, alla prossima.